Zona rossa per Natale, l'appello arriva dal presidente della regione Luca Zaia. Sentiamo un po' il servizio con i dati e l'appello del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova. Ospedali sotto stress, reparti costantemente sotto pressione, questa è la fotografia che emerge parlando con i responsabili dei reparti ospedalieri degli ospedali del Veneto. La percezione di ciò che accade all'interno degli ospedali non viene compresa dalla maggior parte dei cittadini. La situazione è drammatica, letti pieni di pazienti colpiti dal Covid e personale sanitario in continua emergenza. Le difficoltà sono molteplici. Sentiamo l'appello del direttore dell'azienda ospedaliera di Padova. I numeri che stiamo vedendo ci dicono che questa responsabilità oggi non è sufficiente. Questa responsabilità oggi deve essere pretesa e praticata da parte di tutti. Non è la questione del singolo assembramento, è l'attenzione su tutte le cose che quotidianamente ci capitano. Il fatto che l'ospedale ci sia e dà risposte, non è un motivo per abbassare la guardia. Guardate che noi abbiamo molte persone che non sanno dove hanno contratto il virus, ma riconoscono di non essere state sufficientemente attente. Ora io lo dico perché è ovvio che l'obiettivo principale del servizio sanitario è fare in modo che la gente non si ammali. Noi dobbiamo pensare che l'obiettivo principale è evitare che le persone si ammalino. Quindi lo dico con grande preoccupazione rispetto anche alle aspettative che ci sono rispetto a festeggiamenti di fine anno. Guardate, quest'anno però dobbiamo pensare a un regime diverso. Dobbiamo pensare a un regime più tranquillo, a un regime più sicuro per tutti. Dobbiamo pensare che questi ammalati impegnano fortissimamente l'ospedale. È un'assistenza molto impegnativa a questi malati. Sono malati che hanno bisogno elevato di assistenza. Quindi vorrei proprio ribadire con forza questo concetto della necessaria attenzione. E guardate che non sarà sufficiente il provvedimento che farà l'autorità politica, il governo, la regione, di ridurre gli spostamenti, di fare il colore arancione o rosso, se noi in questo non abbiniamo anche un comportamento individuale. Non possiamo pensare a quello che magari ognuno di noi, dal suo punto di vista, che è il poter riprendere attività economiche, poter riavviare l'attività scolastica. Se non staremo attenti, questo probabilmente lo ritarderemo. E non possiamo pensare che, intanto adesso dobbiamo campare ancora 15 giorni perché poi arriva la vaccinazione. La vaccinazione, lo sapete, non arriverà per tutti fra 15 giorni, sarà graduale, ci vorrà del tempo prima di vaccinare tutti e in questo periodo noi non potremo abbassare la guardia. Noi saremo qui a cercare di vigilare e di organizzare un servizio il più possibile rispondenti alle necessità dei malati. Guardate, ogni volta che vediamo un malato noi pensiamo che la prevenzione ha fallito. Il Veneto riporta numeri drammatici e il presidente Zaia, nel corso della riunione tra governo e regioni, ha chiesto misure da zona rossa per tutte le feste, da Natale alla Befana. La posizione di Luca Zaia è stata condivisa dal ministro Boccia e dal ministro Speranza, oltre che dai rappresentanti di Lazio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Marche. Se non le fa il governo, le facciamo noi, altrimenti ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto. In vista delle riunioni di famiglia per le festività di